Siamo in diretta. Foti Mage, Fulvio Bugani in diretta. Vediamo chi ci raggiunge oggi. Mi sa che potrebbe essere il grande Stefano Schirato, super amico e grande fotogiornalista. Intanto mi saluta per il momento e io lo saluto. Se Steve mi chiede di aggiungerlo, facciamo così, io lo becco subito e andiamo in diretta che chiacchieriamo tutti insieme. Che mi piace. Ok, eccolo qua, Stefano Schirato, visualizzalo, trasmetti in diretta. Mi piace il conto alla rovescia, 3, 2, 1, connessione. Ed eccolo qua, Eccolo, eccolo Stefano qua. Schirato, ciao caro, come Ciao, stiamo? tutto bene tu? Bravo, sì, avevo paura, ti fossi tagliato la barba. No, 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 un po' me la sono tagliata un po' rispetto all'inizio. Sì, Infatti, guarda, il primo periodo del lockdown era diventata lunga lunga, però al contrario tuo che ti sfina, a me mi ingrassa, per cui ho detto vabbè, Davvero? è Ma un non lo po' so, sì, perché mi diventa così. ma noi siamo belli a prescindere, A quindi non. prescindere. Come stai? Grande, Steve, mi fa molto piacere averti Pure a qua. me Bene, tantissimo, dai, tantissimo. anch'io benone. Averti qua che vuol dire che sì, noi ci sentiamo chiaramente, però. Presentarti un po' di più anche chi ha seguito queste mie dirette e poi per far due chiacchiere insieme perché così chiaramente Sì, a diventa me con te mi interessante. sembra di stare a casa perché insomma ci sentiamo spesso e poi Yes. abbiamo più volte collaborato insieme, per cui è chiaro che non c'è quella sorta di oddio, devo fare una diretta Instagram, è molto più scialla, come si dice oggi. Bravo, ma sai che a me piace tanto questa atmosfera, ti dirò, cioè il Sì. fatto di. E alla fine io le ho un po' impostate proprio così anche le dirette. Sai, ne parlavamo anche l'altro giorno, è chiaro che adesso hai, non so, i numeri chiaramente, poi la facciamo di domenica pomeriggio alle 6, cioè quando ci Sì, sono sì. 20-30 persone è già tanta roba. Vedo anche la mitica Carlotta che non ne perde una e quindi ci sono alcuni affezionados che mi fa piacere. Deborah Ferrante, che mi sa che la conosci. Sì, la Tu, conosco, esatto, e lei e la sorella. ho Sì, sì. visto che in gamba Jacopo. No, bello, dai, c'è sempre un po' di amici che ci seguono e così possiamo parlare un po' di fotografia, fare due chiacchiere e con questa atmosfera io mi diverto, parlo con degli amici Sì. come te, alla fine vengono fuori argomenti fotografici più o meno interessanti, ma alla fine per me è fondamentale che stiamo bene noi intanto e di Noi, sì. E conseguenza di stanno conseguenza poi gli bene, altri. vero? Sì. Purtroppo è un orario che non è da vino, perché insomma, spesso anche con Fausto ci siamo ritrovati a Montepulciano. Ho un Hai triste te. tè, bravo, Io Ilga, neanche quello. però, no, Neanche io ho quello. detto qualcosa, sai, se magari devo buttare giù Sì. buttare giù nel senso un po' di umidificare, si dice, no, la bocca o la gola, perfetto. E quindi, Steve, cosa dicevamo? Intanto, visto che hai fatto mille belle cose in sto periodo durissimo, strano, assurdo, però ti ho visto operativo e ti ho visto Molto. fare diversi lavori, sia parto io dicendo un po' quello che ho visto, ma te lo chiedo poi Sì. a te per darti un'imbeccata. Sia so che hai scattato molto con la tua family anche Sì, perché lo anche molto, sì. raccontavi sia con Sì. Leica e così, ma Sì. anche diversi lavori personali assegnati. Sì. Quindi mi fa piacere se ci Ma parli un guarda, po' devo così dirti anche di. inaspettatamente, nel senso che io penso. Non so se è successo anche a te, ma nel primo periodo di lockdown non abbiamo capito nulla, c'era tantissima paura. E, mi sono ritrovato addirittura appena chiuso Codogno a stare a Milano perché ho i miei cognati lì, quindi spesso vado. E, i primi Ok. casi a Milano non sapevamo, oddio, adesso dobbiamo fare, ci fermano qui, chiudono la regione, sai quelle cose che tu dici. Poi ci siamo ritrovati chiusi a casa pochi giorni dopo. E, Certo. tutta l'Italia, non solo noi, e Certo. all'inizio io credo che c'era un silenzio di tomba in tutta la città, in tutte le città, e credo che dentro le case c'era una grandissima paura. Io credo, almeno per me, C'era cioè, della l'idea di tensione. potersi Sì, muovere per sì, fare delle sì, sì. fotografie non mi balenava neanche lontanamente. Poi, essendo fotogiornalista, quindi io avevo anche le carte per girare, voglio dire, però.
Chiaro. C'è stata questa sorta di chiusura mentale e psicologica, che in qualche modo ho rispettato. Quindi mi sono inventato, come dicevi tu, inventato come tutti, far foto dentro casa. Io poi, insomma, avendo una famiglia più o meno numerosa, 3 figli, in qualche modo un po' di scene ce l'avevo. No, no, rispetto alla mia direi numerosissime, rispetto alla tua numerosissima. però hai ragione, sai, così conversando mi viene da dire che condivido tanto il tuo pensiero, cioè all'inizio c'è stato quella sorta di blocco, ma anche per me totale, non veniva voglia di pensare, andiamo, facciamo, no, c'era proprio quel silenzio, hai detto bene, Sì, di che alla tomba fine proprio, si che respirava non... quel silenzio anche, si ascoltava quel silenzio anche dentro casa proprio. Sì. Poi hai ragione, noi con le passioni che abbiamo, immagino sia venuta proprio anche la voglia di scattare. Io scattavo Sì, dalla mia finestra esatto, cioè e in qualche tu. modo trovi il tuo canale di Vero? espressione, no? Yes. Però mi ha colpito perché a un certo punto una telefonata di Mario Calabresi che mi ha invitato a fare una cosa che allora ho trovato bellissima e la trovo ancora bellissima, cioè di Mario andare. Calabresi, scusa Steve, Sì, grande ex direttore di grandissimo, Repubblica. sì, Ma ex direttore di grande Repubblica. appassionato di Sì, fotografia e conoscitore di fotografia. sì, sì, Io mi sì, sì. ricordo, e ce l'ho chiaramente, il suo libro delle interviste ai grandi Sì, hai fotografi. grandi foto, anch'io ce Ma l'ho. cazzo, fantastico, eh? Sì, Sì. fantastico. È molto, molto colto di fotografia. A parte, vabbè, io credo che sia uno dei giornalisti più bravi che abbiamo. Sì, Non molto lo in devo gamba. dire io, voglio dire, però è molto addentro alla fotografia. So che compra delle fotografie, va nelle mostre, cioè è molto attento al nostro mondo. Sì. E quindi mi ritrovo con questa telefonata che mi chiede di andare a fotografare le finestre di fronte. E devo dirti che era il periodo con i cellulari fuori dalla finestra, facevano le prime flash mob, no? Ma il primissimo periodo. Per Ok. cui io ricordo esattamente, caspita, mi ha chiamato Calabresi, vado a fare. Io poi non sapevo che progetto fosse, perché lui si è aperto un blog bellissimo che Infatti. invito tutti a iscriversi, che tanto è gratuito, voglio dire, ma si chiama Altre Storie, dove parla di micro storie, adesso ovviamente del coronavirus, di tutto questo periodo che abbiamo passato, però in generale. Trova sempre una chiave di lettura a micro storie che poi diventano delle macro storie bellissime. Per cui non avevo capito che cosa avesse in mente, però già il fatto che mi Ok. avesse chiamato per andare a fare delle fotografie praticamente fuori da casa mi è sembrata una cosa bella e quindi ho detto Certo. ok, prendo la macchina e vado via, ma vado, cioè esco di casa. A parte che ricordo esattamente la situazione di come dire, di imbarazzo perché veramente non c'era nessuno in giro per strada, dicono: no, se mi ferma qualcuno, non c'avevo manco il tesserino, cose, Avevi cioè, una non una sensazione strana, sensazione quindi strana proprio, che ero eh? sbagliato in quel momento. Ok. E poi quando mi ritrovo, ovviamente vado in una parte che a me è molto cara, che è il porto, la zona, diciamo, tra virgolette, un po' più. Non degradata perché non è vero, però ci sono le persone più semplici dove io in realtà ho meno difficoltà di relazione, dove Certo. ci sono meno sovrastrutture, io mi trovo molto più a mio agio. Ok. E quindi lì nella parte del porto, al di là del fatto che era più Anche esteticamente un po' accattivante, magari, no? accattivante, Ok. ma è più sentita, magari in centro dove abito io la gente esce meno con i cellulari a fare flash mob, invece lì era più sentita, per cui ho fatto delle credo buone foto e il giorno dopo mi ritrovo con questo blog, c'era aveva chiesto a Francesco Zizzola a Roma, a Nat Schreiber in Sicilia e a Pietro Masturzo a Milano, Sì, quindi ci siamo bravo. ritrovati 4 fotografi da 4 zone d'Italia e ovviamente la cosa ha avuto una bella eco, cioè insomma Sì, è stata no, molto ma poi lui, seguita. come hai detto, anche lui bravissimo ad amplificare e Sì. no, a dare forza ai lavori. Tra l'altro lo vedo sempre anche che lo presenta in Instagram, questo che Sì, dicevi, no, lui della è pagina con i suoi attentissimo. Sì. progetti. È veramente È figo, per cui molto. sì, da seguire. Per cui, E beh, quindi già io a lui bellissimo è che ti come se avesse mi avesse. coinvolto. Sì, infatti io sono Esatto. rimasto molto colpito, cioè, molto grato. Bello. Poi in realtà devo dirti che è stato quello in là, cioè come dire, ok, allora si può uscire a fare Sì, foto, si può fare un po' la si può Frankenstein Junior, fare. no? Esatto. E poi io ho un mio amico sacerdote che è fuori di testa, un po' il Don Gallo della situazione, molto Ok. verso gli ultimi, nelle periferie, eccetera, che mi ha chiamato così per dirmi che avrebbe fatto una follia, cioè il giorno
della settimana santa, diciamo la Domenica delle Palme, che di solito c'era una processione, ovviamente, poi insomma, soprattutto nelle piccole città come Pescara è molto sentita, ma anche nelle grandi in Figurati, fondo, perché siamo sempre in Italia, e quindi dovendo essere tutti a casa bloccati, lui ha detto: a me non me ne frega niente, io prendo la mia croce e me ne vado in giro. Lui sta in un quartiere degradatissimo, prostituzione, spaccio di droga e quant'altro. E me ne vado in giro con questa croce a benedire i palazzi. Se ti cavolo. interessa, se vuoi, mi Quindi, fai due foto. cioè, Steve, lui da solo ha detto: io prendo la croce e Sì, e vado, non ho vado. processioni da fare, Nessuno. ufficiali. L'ha Ok. seguito un tizio con la chitarra, anzi, no, probabilmente con un, non ricordo, era un microfono. E lui è andato sotto questi palazzi a benedire con la croce. E quindi io sono andato a fare delle foto. Poi, in realtà, in quanto faccio questo mestiere, tu lo sai benissimo, capita una cosa così epocale come la pandemia, il periodo di Pasqua, Chiaro. in Italia, dico, perlomeno due foto le vado a fare, poi non ci farò nulla, Certo. però le vado a fare. Per cui, avendomi così, dato questo assist, io mi sono ritrovato in una situazione, Fulvio, da uscire di testa. La gente piangeva, si è Cazzo. affacciata dalle finestre, le vecchiarelle sono scese, chiaramente a molta Oh, distanza. È stato interessante, Steve, non mi avevi emozionantissimo. raccontato questo, vedi, mi No, fa guarda, è piacere, stato venga fuori così, non sapevo, bellissimo, cavolo. bellissimo, veramente Quindi bellissimo. e tu ci sei ritrovato Mi seguendo il sono Don ritrovato che è perché andato. Don Ah, Cristiano per fantastico. me è come mio fratello, cioè mi ha sposato lui, ma poi al di là dello sposarmi è proprio un Un amico. amico, ok. E per cui l'avrei fotografato a prescindere. Ma Certo. quando mi sono ritrovato a fare queste fotografie in questa situazione, con la gente che piangeva, a un certo punto, mentre lui stava con sta croce, sono volati 200 piccioni tutti sopra di lui. Per cui mi sono ritrovato a fare delle foto e mentre scattavo dico: caspita, ma io ho un bel lavoro in mano. Cacchio, interessante. E quindi così un po' Oh, seguendo io non le ho viste queste, però. te le farò vedere, Ma sono uscite con sono qualcosa. uscite con altre storie, Ah, perché poi cacchio, io quel pomeriggio stesso ho mandato un messaggio a Mario Calabresi e ho detto: guarda Mario, io ho una storia, forse ti interessa. E tu pensa che, a parte ha visto le foto e gli sono piaciute molto, per cui le ha pubblicate sul suo blog, il giorno dopo ha intervistato Don Cristiano. dai, Cioè, ha telefonato a fantastico. Don Cristiano e Ah, quindi gli ha fatto quindi la diretta Instagram a Don Cristiano. cioè, gli hai lanciato proprio tutta la storia, Sì, foto, personaggio, cose, ma bellissimo. Certo, era era una cosa forte. veramente Chiaro, chiaro, particolare. chiaro. Quindi io non volevo pubblicarlo su un giornale, cioè non mi interessava, però volevo che No, si no, 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 ti ho sapesse di capito. questa storia. E quindi, vabbè, ha avuto anche lì Bello, una bello, grossa bello, ma eco. cavolo, certo. E a un certo punto mi si è chiarificato dentro la testa che poi chiaramente con Mood Photography abbiamo continuato a fare queste dirette Instagram con artisti, non soltanto fotografi, eccetera. Quindi abbiamo comunque dalla parte e poi anche le lezioni online, che chiaramente questa altra, diciamo, vita mia è divisa in Sì, due, come sì, sì. docente e Ti come reporter. capisco, non ho chiaro, ma poi Tu lo figurati in sai questo periodo benissimo. qua. Sì, infatti, In questo. ovviamente. Però mi si è chiarificato proprio che, nonostante fosse un periodo di lockdown, io penso che ho visto tantissimi lavori usciti bellissimi dentro diciamo, alle terapie intensive di Bergamo, Sì, gli eccetera. Ho ospedali, visto gli ospedali, sì. ho visto reporter sia italiani che internazionali fare delle cose straordinarie. E quindi, da una parte, c'era questa sensazione di io che vado a dire. Cioè, oltretutto vivo in una piccola città dove sicuramente il coronavirus nella mia città, in Abruzzo, soprattutto a Pescara, ha avuto più casi, ma non c'erano numeri come la Lombardia, Da voglio dire, come portarlo anche a da voi, un'attenzione nazionale come Milano, che news c'è, certo. che notizia c'è. Quindi io ho avuto una sensazione del voler fare qualcosa, perché tanto non ti regala nulla nessuno, per cui probabilmente, ed è un po', come dire, mo tu mi conosci, e su questo siamo veramente molto simili, l'intraprendenza del dire: oh, mi vado a cercare una storia e poi me la propongo, Chiaro. come dire, la La piazzo, cerco di presento dopo, piazzarla, esatto. sì. Questa mi appartiene, però mi sono sentito in una situazione, verrebbe da dire, di imbarazzo proprio nel vedere dei lavori straordinari fatti in posti con una notizia grossa da raccontare. Chiaro. E quindi mi sembrava di voler dire: ah, ci sono anche io, vado a fare due foto. Non mi è sembrato giusto.
E poi piano piano però, chiacchierando con una giornalista che io stimo molto qui di Pescara, Gianni Pacini, abbiamo così, chiacchierando, è uscito fuori questo fatto del raccontare il coronavirus sotto un altro tipo Però, di aspetto. Steve, ti voglio fermare un attimo per fare una Sì. considerazione su quello che hai detto adesso, perché comunque ti Sì. sto ascoltando, ti conosco bene e mi piace che venga fuori nella tua maniera appassionata il fatto che comunque tu, da super fotogiornalista quale sei, sei sempre sul pezzo comunque. Mi piace dirlo intanto con te, che sai che lo penso chiaramente, che ce lo condividiamo spesso, però riportarlo così un po' pubblicamente del fatto di quanto bisogna sempre essere sul pezzo, di come tu sei sempre lì a pensare, a ragionare, no? Anche con la storia così clamorosa, però vedevi già che magari poteva essere un uguale per tutti se ci si presentava negli ospedali, ti ho capito Sì, bene, no? In questo assolutamente, senso certo. che però ti dà atto e ti dà la forza, una volta in più, del dire quanto giornalisticamente tu sia davvero attento, Sì. perché non sei a dire ok, vado, mi faccio prendere dall'infuoco del dover fare qualche foto, perché le stanno facendo tutti e mo ci vado anch'io a fare questa cosa qua. Infatti, fatta questo inciso, ti faccio continuare nel Sì, racconto no, della è proprio valutazione. così, ma io anche perché, guarda, io non so manco se sbaglio perché a volte me lo dovrei anche un po' fregare, però mi faccio milioni di domande e spesso queste domande sono del dire, vabbè, ma in qualche modo vivi in una piccola città del centro Italia, non sei in un'agenzia straordinariamente forte, sei, quindi devi fare tutto con le tue forze, non hai, come dire, un mercato che ti permette dove c'è. Io Chiaro. mi ricordo, ho fatto la rotta balcanica per una mia esigenza, poi in realtà è stato straordinariamente pompato come lavoro perché è stato esposto alla Camera dei Deputati, ho fatto una mostra in tutta Italia, però ero partito senza assegnato per un'esigenza mia personale, ma mi sono ritrovato James Nachtwey a 2 metri da me. C'era Paolo Pellegrini che aveva appena finito di fare il lavoro a Lesbo, per cui tutti quanti i giornali più importanti, io quando mi ricordo gli mandavo le foto e quelli che mi rispondevano, devo dire gli americani quando quasi sempre mi hanno risposto, dicevano guarda le foto sono straordinarie, però noi abbiamo già quello, abbiamo già quell'altro, quindi rimani sempre sul fatto, dice sì, ma io non ho la potenza, però Chiaro, questa cosa... di. Cioè, rimani sul fatto, ma lo faccio o non lo faccio? Io intanto lo faccio perché è una questione proprio di esigenza mia Ma personale. poi là so che proprio sentivi il tema molto vicino, Tantissimo, no? Come tantissimo, quindi tantissimo. l'hai affrontato in maniera molto attenta anche a livello personale proprio, non era. Tantissimo, tantissimo. Poi Infatti. alla fine trovo in qualche modo, se sto abbastanza sul pezzo, trovo il modo di farlo uscire, mo magari su Chiaro, un chiaro. giornale meno importante il Time, oppure con un progetto che viene finanziato da un ONG che in qualche modo ti fa una mostra, eccetera, quindi in qualche modo No, 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 riesco, no, ma a trovare. sei un esempio di costanza e nella costanza anche delle idee diverse, Steve, perché infatti ritornando al discorso che stavi facendo bene prima, ti ho interrotto ma Sì, per sottolineare no, questo ma aspetto, figurati. no? Ma perché mi sembrava importante dire come tu sei sempre lì, no? A pensare, ok, però la notizia, quindi però gli ospedali ce li hanno già tutti, la Sì, città sì, 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 sì. vuota, men che meno. No, questi aspetti a un certo punto, infatti, parlando con la giornalista, sei arrivata a Mi è venuto in valutare. mente, chiacchierando anche con lei, perché poi la condivisione per me, anche Bravo, bravo. come dire, interdisciplinare, cioè con giornalisti, ma anche non con giornalisti, anche con gente che fa altro, musica, per esempio, a me, convince, mi interessa perché io mutuo qualcosa da te e tu mutui qualcosa da me. È uno Quindi proprio stimolo, chiacchierare è uno stimolo sì. tantissimo. E proprio chiacchierando è uscita forte l'idea di raccontare la gente che invece ce la fa, perché avevamo visto bare, avevamo visto appunto gente morta Sì. da sola, tutta questa situazione di emergenza devastante. Continuamente devastazione, bravo. In Bravissimo. quei giorni lì, quelle settimane lì era un continuo, E io quindi. mi sono detto, ma la gente che invece torna a casa, perché insomma, nei telegiornali, eccetera. Si vedeva il telegiornale che andava a intervistare quello che finalmente usciva dall'ospedale, magari il più giovane oppure il più anziano, cioè dove c'era una Che ce notizia, i l'aveva giornalisti fatta, che ce chiaro. l'aveva fatta. Però proprio il ricongiungimento con la famiglia, cioè il figlio che rivede la mamma o il marito che rivede la moglie o il contrario, io non l'avevo Chiaro. visto.
hai E ragione, quindi è questo guarda. come tematica, bypassava anche il fatto che io vivo in una piccola città dove non c'era tutta questa emergenza, perché il ricongiungimento con la famiglia dopo la morte, cioè dopo come dire, la possibilità di morire, è uguale a Canicattì, a Pescara, a New York e a Lisbona, voglio dire, E non Milano c'è pure, no, bravo, è hai Milano. preso la storia intima per portarla allargata Bravissimo. come riferimento a qualunque situazione simile. Ma Questo è lì stato è. il mio. E poi le trafile, perché chiaramente non è che sono entrato all'ospedale così. Intanto, No. avendo figli e moglie e mia mamma che ha 87 anni mi abita sotto, io ho chiesto a lungo a questo medico eccezionale, straordinario, che è il primario di infettivologia di Pescara, che stimo tantissimo, gli ho rotto proprio i maroni per capire se io dovevo cambiare vita, se facevo questa cosa oppure Certo, no. Per cui lo metto, cioè, guarda, se tu fai certo, quello che ti dico io non devi cambiare vita. Per cui certo. io mi sono attenuto Bravo, alle bravo, lo so regole, che mi sono sei messo tutto attento. quanto e tutto quanto. E Beh, poi, scusami, vedo che ci niente, scrivono geniale, perché è vedi già nel geniale, commento. No, beh, però è importante perché quel comunque hai il colpo del trovare una notizia diversa, Steve, perché se no rimaniamo, no, sempre magari nel mega calderone in cui sono sì. continuamente. E qui andare a cercare per raccontarlo come sai fare tu, ma con uno spunto già differente, e poi hai tirato fuori un gran lavoro. Per cui. Guarda, io ci ho messo veramente tutto me stesso in questo lavoro, perché mi sono ritrovato davanti a delle situazioni devastanti, anche proprio io non mi scordo proprio, ancora mi risuona di notte il respiro dell'intubato, è una cosa devastante, veramente. Tant'è vero che non voglio fare polemica perché non è questa la sede, ma le persone che già si sono dimenticate tutto quello che è accaduto 20 giorni fa, a Fa me fanno un po' strano, eh? paura, sì, Sì, perché sì, sì, sì. Mi sento ancora questo fischio terrificante del respiro delle persone che stavano col tubo, e alcune volte c'è stato un caso in particolare che mi ha colpito moltissimo, perché questa donna, oltretutto una bellissima donna, ci avrà avuto 52 anni massimo, era giovanissima, l'avevano estubata, per cui mentre l'hanno estubata con un filo di voce ringraziava, il dottore si è messo a piangere, io stavo lì a fotografare, e mentre fotografavo mi chiedevo chissà se poi queste foto le posso utilizzare, perché nel momento in cui stai lì tu fotografi, poi devi creare un Il legame rapporto, con la giusto. persona e le devi far capire che stai facendo, perché quando a un certo punto lei mi ha guardato, io le ho detto io ti porto a casa, cioè gliel'ho proprio detto io ti riporto a casa, e lei si è messa a ridere. Era tutta contenta. Dopo Bellissimo. 4 giorni è morta. Ah, cazzo, vedi, E ecco, c'era io, la e parte quando me più. lo, quando me lo hanno detto, io sono, perché mentre lei piangeva, io piangevo. Cioè, la fotografavo e piangevo perché stavo davanti a una cosa grandissima. Certo. E averla persa questa, cioè averla vista, cioè non l'ho vista morta, però mi ha telefonato il dottore e dice guarda, è morta Purtroppo. questa donna. Cazzo, Io ho questo avuto un senso di lutto fortissimo, come se fosse mia sorella, perché ma ci credo, Steve, perché a quel punto eri crei un veramente collegato, eri tutto collegato, collegato. collegato, No, collegato. puoi aver vissuto quel momento lì che deve essere stato di gioia totale. Sì. Pensando già anche a tutto un aspetto, no, più positivo e quindi come riprendere il tutto, andare a casa. Ma l'avevi già seguita anche a casa, Steve? No, no, perché lei Ok, no. in realtà c'è una storia particolare, lei l'avevano estubata e sapevo che il marito anche era ricoverato, quello stesso giorno che l'hanno estubata il marito è morto, Ma ma cazzo. lei non lo ha saputo però, lei non lo ha saputo, Ok. e quindi già questa notizia a me mi aveva sconvolto, perché dico ma adesso io che la riporto a casa, la riporto a casa da chi? E poi No, uso queste veramente, foto sì. come cosa? Cioè, sai quando tu... Invece le persone che ce l'hanno fatta, perché il 99% delle persone che mi hanno detto, i dottori, queste ce la fanno, poi ce l'hanno fatta. Quindi, a parte questo caso, gli altri che ho fotografato sono tutti tornati a casa, diciamo sono Chiaro. cinque casi. Io ti dico, Fulvio, il ritorno a casa è stato per me una gioia come forse poche nella mia vita. No, bravo, bravo, immagino. Guarda, bello che ci dai Perché... adesso anche quest'altro aspetto, perché la storia che hai raccontato chiaramente diventa molto drammatica e vissuta da te Sì. direttamente, che so che ci metti il cuore in qualunque cosa Sì, io ci metto tutto me tu stesso, infatti faccia. sto proprio male Steve, no, ma guarda, fisicamente, hai insomma. fatto venire i brividi a me adesso, così, perché sono partito anche con l'idea davvero del sapere tutta la tua storia interessante sulla ripresa di queste persone, adesso sentirti
in questo passaggio è stato davvero Sì, toccante. Comunque, sì. grazie di avercelo raccontato Ma con la, scherzi. con sempre la giusta tensione anche, Steve. Però, ecco, parlando invece dei casi che hai seguito, dici almeno queste cinque persone che sono ritornate a casa e che Ritornate a quindi. casa, a me è stata proprio una gioia eclatante, proprio del ritornare dalla moglie, ritornare al marito. C'era un signore abbastanza giovane, cinquantenne anche lui, 52enne, che quando è tornato a casa le tre figlie gli sono saltate addosso ed è stata una cosa, lui piangeva, loro piangevano, io stavo lì che, sai quando stai in una situazione che dico questo dura un minuto, 2 minuti, cioè non, Certo, e certo. devi stare attento all'inquadratura, ai piani, a tutte quante queste cose, La però devi stare luce, attento anche chiaro a che sì. come dire, a A non lasciare andare via. rovinare, chiaro, Esatto, chiaro, non esatto. essere in mezzo. Quindi è No, ma stata guarda, una bellissima cosa, veramente bella. ma è questo che la tua sensibilità, e voglio dire, ci tengo a sottolinearla perché tante volte chi si improvvisa in questi lavori arriva senza considerarli tutti questi aspetti psicologici che nella nostra professione sono invece sempre decisivi. Decisivi. E nei rapporti più forti, in storie più crude o drammatiche come queste, ma nel rapporto anche più piacevole, mentre si va a fotografare qualcuno che sta Sì, passeggiando banalmente. sì, Quindi sì, sì, sì. l'aspetto psicologico è decisivo ed è per Il quello, no, che rispetto, io penso che proprio il bravo, bravo, rispetto per bene. l'altro che stai fotografando ci vuole sempre da appunto, No, da una bambina di 10 anni a importantissimo. una vecchietta di 90, o uno che Guarda, soffre, uno che sta gioendo, mi fai e venire in mente, Steve, tutte le frasi che spesso si sentono, no, riguardo l'etica dei fotografi, che in realtà è proprio l'etica personale degli uomini. personale. Non c'entra un cazzo quello che può essere fotografo, fotogiornalista, ah, ma l'etica del fotogiornalismo non c'entra, sono le persone che ti fanno la Sì, differenza. sì, sì, sì. E quindi mi piace sempre dirlo anche ai nostri ragazzi, no, il fatto che l'aspetto psicologico, l'empatia, il rapporto con l'altro è sempre molto delicato e bisogna tenerlo tanto in considerazione. Quindi, Sempre, sempre, perché c'hai sempre un'altra persona, perché la macchina fotografica spesso è un'arma, cioè la puoi sì. usare anche come un'arma e la gente che viene fotografata si sente violentata. Io spesse volte non la uso la macchina fotografica, cioè utilizzo, tu lo sai, insomma, utilizzo la relazione interpersonale per entrare nelle storie e capire se vale la pena poi cacciarla questa macchina oppure tenerla in borsa. Questo Certo, credo che certo. sia un modo di lavorare, insomma, che i reporter Dovrebbero avere, dovrebbero sì. avere, No, insomma, che poi hanno. c'è chi è più cinico, chi meno, però io apprezzo tanto la Sì. tua attenzione. Cioè, tra di noi ci vogliamo bene anche perché ci Sì, ritroviamo in beh, certi ci ritroviamo aspetti, chiaramente, assolutamente, ci sono delle che linee guida che aiutano sono. le relazioni anche umane, no? Al di Sì, fuori sì, sì, del sì. rispetto del lavoro fotografico, insomma, adesso senza Sì. dover. No, beh, interessante. Quindi questa storia di queste persone, poi con questi momenti che sei riuscito a documentare, Sì, poi è iniziato immagino. il meantime, che io chiamo la fase successiva da quando fai l'ultimo scatto, che poi stavo riflettendo proprio oggi, perché mentre così stavo in campagna oggi a prendere un po' il sole e pensavo a cosa ci saremmo detti, perché non ci siamo messi d'accordo su No, nulla, abbiamo perché detto no, noi chiacchieriamo, abbiamo infatti, proprio come questa sì. libertà dell'andare a braccio. Riflettevo sul fatto che quando c'hai il mordente di un lavoro e stai a pensare, io non esiste null'altro, nonostante insomma sono presente come padre, gioco con i miei figli e quant'altro, però ho proprio molto mi sveglio la mattina e penso che foto devo fare oggi, devo andare all'ospedale lì, devo incontrare quella persona, come la, e quindi Chiaro. sono sul pezzo totalmente, H24, Chiaro. la notte mi sveglio, mi vengono in mente le idee, quindi mi alzo, le vado a scrivere. Cioè, quando finisce questo stress che chiamerei eustress, cioè uno stress benigno, voglio dire, non No, è perché sei perché concentrato, sono perché sei concentrato, chiaro, ho chiaro. questa sorta di lutto, cioè mi sento Ci vuoto, si mi sento, svuota è come se tantissimo, bravo. mi sentissi. E dico, caspita, mi manca questo stare sul pezzo su altre cose, quindi mi devo inventare, adesso sto studiando tanto, perché poi la linea è molto sottile, fra chi lavora di lungo periodo e quindi ha delle storie lunghe che porta avanti continuamente,
e chi invece lavora, non dico di news perché io non lavoro di news, però lavoro sull'editoriale, che è una cosa Una molto storia un po' più breve, breve, un po' più chiaro, breve, chiaro, eccetera. chiaro. E io non ho mai fatto una scelta definitiva sull'una o sull'altra, perché sull'editoriale lavorare a parte economicamente non è conveniente, ma al di là di questo non credo che io lavorando sempre su piccole storie di 2 giorni l'una sarei contento, sarei felice. Le farei, però Ma tu non... produci tanto, eh? Produci Produco, tanto sì, produco ed è un tanto. merito, voglio dire, perché produci, segui, hai tantissimi contatti proprio con grandi giornalisti, Sì. giornali, diversi editori, quindi ti vedo sempre molto operativo ed è il tuo punto forte, no? Ti ricordi che Sì. anche ne parlavamo forse quando eravamo insieme le ultime volte o a Caramanico l'anno scorso del Sì. fatto che un po' forse proprio ti si può anche identificare, ti ricordo, parlavamo un po' di questo aspetto di come identificare un fotografo e sul fatto che tu abbia comunque tutto questo aspetto fotogiornalistico molto forte è già una grande caratteristica, perché mi ricordo che a volte dicevi, ma magari non ho un tema molto ampio che da seguire negli anni, ma ti dicevo, Steve, diventa proprio l'altro aspetto che già ti caratterizza, quello che hai sempre tante storie giornalisticamente seguite da Dio, che se uno Sì, sì, pensa a un sì. bravo fotogiornalista in Italia, mi viene da pensare a Schirato. Quindi, Ottimo. beh, Steve, Dopo sei ti sempre offrirò sul un pezzo. No, bottino. no, ma guarda, ma sai che ci No. stavo pensando? Dopo tutti i racconti così intensi, l'unico giorno che mi prendo il tè, che invece avevo bisogno di un grappino per È buttare giù tutto quello vero. che mi hai raccontato, o di un rum, invece mi tocca bere del Avevo tè, pensato però. al rum, però visto il caldo, ho detto, ma forse non è proprio il caso. Vabbè, un po' di tè. No, guarda, io quello che dici è interessante, nel senso che è vero, io lo trovo vero, però è anche vero che nel mio cuore, quando ho una tematica di lungo periodo che in qualche modo, perché che poi non scatti tutti i giorni, però sta lì, è come dire, Certo. vabbè, io adesso mi prendo una settimana, vado lì, poi faccio altri lavori, però dopo ritorno lì. È come se tu hai una sorta di tasto che premi sempre e che ti piace tanto sentire il suono, no? È quello. Chiaro, chiaro. E quando non ce l'hai, io faccio tante altre cose, quindi entro nelle storie e come vedi ci entro totalmente, per cui questa è durata un mese, 20 giorni, io in 20 giorni ho fatto solo quello e non ho sentito null'altro, No, no, adesso eri sto pensando ad super altro, concentrato, però chiaro. l'adrenalina, più che adrenalina, perché non è, l'adrenalina è più istintiva, lo star bene, insomma, il sentirsi al posto proprio, ecco, questo Sì, è più però credo l'obiettivo. che abbia anche qualcosa a che fare, almeno mentre racconti io l'avrei definita anche un po' adrenalina. Capisco che Sì. la vuoi strutturare un po' meglio, perché come dice l'adrenalina magari è più quella del momento, Sì. però forse un'adrenalina così a lento rilascio la potremmo A lento definire, rilascio, sì. perché capisco quello che dici, a volte si sente, no? La voglia di dire, ah cavolo, però mi manca questa tematica da dover Sì. seguire, da dover sviluppare. Da seguire con più attenzione. Beh, tu l'hai fatto in Sì. maniera importante su un progetto, direi, super interessante e drammatico anche quello. Adesso ci sto pensando, devo prendere una boccia di vino importante, Steve, per buttare giù tutto. Però questo lavoro, no, a parte la battuta, ma sono lavori veramente forti di cui c'è bisogno, perché Terramala, dicendo questo nome, direi che identifichiamo già il tuo lavoro, che in qualche Sì. maniera è stato davvero un progetto ampio quello, perché non è che l'hai Beh, è durato fatto, quasi 4 anni pieni, quasi cinque, insomma, capito? fra Cioè, lavoro non è insieme che a Steve. sì, non è che dici l'ho fatto in 4 mesi. Ma guarda, io spesso ritorno a me non piace riguardare i miei lavori, devo dirti, su Terramale è un po' diverso perché l'ho trovato come, cioè, portare in giro il mio libro e continuare a parlare anche a distanza di 2 anni di questo lavoro, l'ho trovato quasi come una missione. Quasi come un dovere nei confronti delle persone che ho fotografato e nei confronti della tematica che mi costringe a dover urlare alla gente che non lo sa. Poi diciamo, tutti conoscono la Terra dei Fuochi e la realtà non è così, non è vero, cioè anch'io non la conoscevo la Terra dei Fuochi, senti, leggi il giornale, eccetera, eccetera, però poi la vera realtà, la verità di quelle situazioni lì. Se non le vedi approfonditamente, ti se ne Non si vanno via. intendono bene, no, hai ragione. Diciamolo Non... un po' per tutti il lavoro che ha fatto Stefano sulla Terra dei Fuochi in Sì. Campania, queste zone dove ci sono
questi smaltimenti no, abusivi di qualunque tipo di Sì, diciamo rifiuti tossici e speciali rifiuto pericolosi tossico interrati in maniera illegale da 20-30 anni, perché da poi queste cose tantissimi anni e sì, non se ne chiaramente. parla mai abbastanza. Infatti, il tuo lavoro, quando sapevo come lo stavi seguendo, era molto delicato perché chiaramente vai anche in Vai a questioni toccare anche degli interessi, esatto. davvero, davvero intensi lì, perché sono interessi, no, del malavitosi, e quindi c'è della tensione più tutto l'aspetto umano drammatico che si porta dietro e che tu Certo. sei sempre lì poi a fartene carico in qualche maniera, perché so che poi ti rimangono. Ma guarda, sai, Fulvio, quando entri in una casa dove è morto un bambino di 2 anni di tumore, poi entri in un'altra casa dove è morto un bambino di 22 mesi di tumore, poi entri in un'altra casa dove è morto un altro bambino di 8 anni di tumore, e tu poi torni a casa tua e tu hai tutti e tre i figli che insomma Chiaro. stanno bene, e dici: caspita, ma io potevo stare lì, cioè poteva succedere a me, poteva succedere ai miei Chiaro. figli, e capisci che esiste una realtà che tu ti ci avvicini veramente con i piedi di piombo, piano piano, cioè non è che diciamo vado a cercare lo scoop, anche perché di scoop non c'è nulla. Tant'è No. vero che una delle cose che mi ha colpito sempre è che alcuni colleghi, sia reporter che no, quando ho iniziato a dire che volevo fare un lavoro sulla Terra dei Fuochi, si sono messi a ridere, perché è stato detto tanta roba, cioè sono usciti tanti lavori sulla Terra dei Fuochi, anche Chiaro. di colleghi illustri che hanno fatto delle cose straordinarie. O poi se ne è parlato molto a livello come dire, di news, perché ogni tanto scoprivano una discarica e quindi andavano i giornalisti, i fotogiornalisti, quindi dico: cioè, che vai a dire di nuovo? Io in realtà non ho detto niente di nuovo, No, niente, però cioè, l'hai non approfondito, Steve, ci hai messo sono stato quell'umanità tanto, che ci è sono stato chiaro, tanto, chiaro. Ma il sono stato rapporto che hai tanto. tu con i soggetti, io mi ricordo, ma hai fatto dei racconti che sono veramente super intensi, racconti di intimità, di relazione. So che sei amico Sì, tuttora con diverse con le mamme persone. dei fuochi sono rimasto proprio amico amico, ma proprio amico, nel senso che ci sentiamo al telefono, ma diciamo è una mia prerogativa, ma ho visto anche te. Spesso rimani in contatto con le persone, perché credo che quando tu dai qualcosa di tuo, perché io credo che la verità è che se tu vai a prendere e quindi vai a fare delle fotografie soltanto per prendere e poi non te ne frega niente della No, persona, intanto bravo, si vede chiaro. a livello fotografico, si vede questo, cioè si Ma percepisce, di brutto, un occhio attento lo capisce lo subito, capisce, lo che eri lì capisce. quasi di passaggio o comunque molto distaccato. Quindi sì, Esatto, bravo. esatto. E Ma poi non poi, lasci niente, non c'è relazione, non c'è un. Steve, quello che diciamo sempre è che viviamo anche un pezzo della nostra vita quando Sì, raccontiamo sì. quelle storie, quindi sai, diventa davvero un qualcosa. Io non riesco mai a lasciare così tutto alle spalle e lanciarmi da un'altra parte, pur facendo storie che sono chiaramente, o seguendo argomenti molto meno drammatici in generale rispetto a quelle al fotogiornalismo che segui tu con tanta attenzione, però non rimangono sempre parte della nostra vita certi personaggi, soprattutto quando li si seguono per 4, 5, 10 anni, per cui da un lato Assolutamente. siamo noi che andiamo a prendere qualcosa, dall'altro diamo tantissimo ed è un mix Sì. Uno scambio fantastico. Quando è così si hanno le condizioni migliori, umanamente proprio dico, no? Per poter crescere tutti quanti, pur dentro al dolore, in una situazione drammatica come quella Sì, che hai ma io lo raccontato dico, della Terra guarda, dei con grande Fuochi. onestà lo dico che lo faccio in maniera egoistica, perché tutte le volte che io entro nelle vite di alcune persone straordinariamente forti e straordinariamente complesse, anche difficili, eccetera, io carpisco delle cose che mi fanno crescere e mi permettono di tornare nella mia vita cambiato. Quindi lo faccio banalmente per me. Ma Non so no, ma come dirti, Steve, è ma proprio una bellissimo, questione bellissimo quello che dici. vado a succhiare la linfa di alcune persone che hanno qualcosa di più, e quindi cerco di poi riportarmela nella mia. Guarda, nel dramma o nel piacere, comunque, in qualunque situazione, quando si Sì. conoscono delle persone, è proprio così forte, no? E con la curiosità che abbiamo noi di vivere dei pezzi di vite di altre persone, è proprio per accrescere la nostra, per migliorarla. Con esperienze negative o positive, non O è che positive, cambia chiaramente, però certo.
non cambia, nel senso che chiaramente si avranno dei background un po' differenti, però C'è diventa molto interessante. il nostro amico Fausto. Ciao Infatti, visto che ha Fausto, messo anche i grande cuoricini, Fausto, sai grande. che lo devo chiamare stamattina, ma Fausto, se sei ancora lì, te lo confermo. Martedì sera faccio due chiacchiere come sto facendo con te, Steve, anche col grande Fausto. Ma Grande. martedì sera Fausto Podavini, lo comunicheremo per bene da domani mattina, però direi perfetto. E no, mi fa piacere, vedi, quando poi ci troviamo, ci sentiamo, c'è un bel rapporto Sì, c'è un d'amicizia bellissimo con rapporto tutti. d'amicizia, sì. E quindi, ecco, vedi, Dai. dai. Beh, Ok. già buono che fosse. Bene, Fausto, allora ci stavi seguendo davvero, capito? Perché. Stava con un occhio col vino e l'altro Esatto. infatti Fausto, noi il vino, che qua mi sono concesso il tè, con ormai Steve. sei diventato un No, inglese, un Englishman. beh, bellissimo quello che stavi dicendo. Scusa, abbiamo allentato un po' la tensione, Sì. ma anche perché ero già sudato, Steve, a pensare a tutti questi racconti. Come te li rivivi a casa, oltre a quello che abbiamo detto? Ma guarda, questa è una domanda che spesso mi fanno e io una risposta vera e propria non ce l'ho, nel senso che negli anni io poi devo dire, ho scelto di non fare la guerra, quindi io penso che la guerra è una cosa che ti dilania proprio anche le orecchie. Ho visto Madonna. dei reporter di guerra che hanno dei problemi anche di udito. Quindi io penso che quella è una cosa assolutamente estrema, però diciamo che ho sempre fatto delle scelte di andare in posti dove comunque un po' di sofferenza c'è, voglio dire. Quindi il ritorno poi a casa dove il giorno prima stavi in un posto, magari che ne so, hai visto gente soffrire oppure sei entrato nelle famiglie dove c'è stato un lutto, una morte oppure la rotta balcanica o i migranti, che ne so, insomma, situazioni sociali molto forti. E poi il giorno dopo invece ritorni a casa, io c'ho sempre una situazione di borderline fra sanità mentale e depressione, dove la depressione non la immaginare che io mi butto a letto e non esiste più il mondo. L'ho passata però, mi ricordo la primissima esperienza che ero 24 anni che ho fatto in Cambogia, sono stato quasi 2 mesi, 1 mese e mezzo, dove la vita era totalmente differente, dove ho visto bambini saltare sulle mine, dove ho visto le prostitute a 12 anni già con l'ADS, cioè io studiavo a Bologna a scienze politiche e si parlava di gnocca e mi sono ritrovato in In questa situazioni così devastazione assurda, fuori sì. da ogni logica, per cui quando sono tornato in Italia ho avuto veramente 2 o 3 mesi che volevo mollare l'università, non valeva più la pena avere i cellulari. Ho avuto, poi ero 24enne, quindi anche molto estremista su alcune idee. Chiaro. Si vivono, è una sorta di post-adolescenza, per cui si vive tutto Certo. all'estremo. Poi questa cosa ritorna in medio. E quindi capisci come muoverti. Io diciamo un po' di tristezza addosso ce l'ho. Chi mi conosce profondamente, magari mi vede all'esterno, No, sono no, molto però i tuoi aperto, ci momenti si diverte, eccetera. riflessivi, Però chiaro. un po' di tristezza, di pesantezza addosso ce l'ho. Quello che mi riporta con i piedi per terra e io benedico di averli sono i figli. Cioè, i figli mi costringono anche quando non avrei voglia. C'è questo rito che fa ridere, a me mi fa ridere, nel senso, mentre te lo dico mi viene da ridere, però poi alla fine, che io ho la mattina, gli metto il panino nello zaino della scuola, lo Ok. faccio io, non che faccio il panino lo fa mia mamma, mia moglie, eccetera, però proprio il gesto del prendere il panino dal frigo, eccetera, e metterlo nello zaino è roba mia. Boh, non mi chiedere perché, l'ho sempre fatto io, quindi, e a Ok. volte quando succede, mi è successo una volta, o forse due in tutti questi anni, cioè, che me ne sono dimenticato perché magari così, mi sono sentito così una cacca, Male, proprio, però. ma proprio male, mi sono sentito malissimo. E poi mi dice, vabbè, ma al massimo è una mangiata alla ricreazione, che succede? Però mi è venuto come a dire, guarda, vuol dire che non ci tieni abbastanza. Questo gesto, che ripeto è una banalità assurda, mi rimette con i piedi per terra e quindi mi ridà il mio posto, che è lì, cioè è qui a casa mia. No, ma magari proprio sono le cose quotidiane così importanti perché legate alla tua famiglia che ti danno poi una forza, no, per spaccare poi le pietre. Io,
Steve, mentre dici così, vedo mio padre che scherza con me perché parlavamo del Marchese del Grillo oggi, quindi quando si è inserito adesso, Francesco hai Bugari, un visto? mito. O Onofrio, ti vedo in forma, mi dice. E quindi questa importanza che stai, perché lo nomino, al di là che l'avrei salutato tra un attimo comunque, ma mi fa piacere perché sento questa forza. Io non ho figli, lo sai, ma da figlio invece riconosco comunque questa importanza. Per cui il legame col padre e con i genitori, chiaramente, e il momento in cui c'è uno scambio, una relazione, ti può già svoltare la giornata. Sì. E questa parola, delle volte noi parliamo su spezzoni di musica, no? Alcune parole di canzoni importanti che hanno seguito, che magari ascoltava sempre mio padre, che quindi quando ero così piccolino mi hanno segnato in maniera magari proprio positiva, per carità, però l'infanzia le nominiamo e già si fa una giornata migliore. Il Sì, Marchese sì, del sì. Grillo, un film che ci siamo guardati mille volte Mitico. insieme e quindi ogni tanto, no, quando viene fuori il discorso. Esce fuori. E lo paragono un po' con il gesto del tuo panino, adesso senza voler sminuire una cosa o l'altra, Sì, però sono ma è quelle un gesto relazioni che banale, ti però che ti collegano. dà proprio. Non è mai troppo tardi Vabbè, per sì, dire, perché Angelo, vabbè, adesso andiamo ad per altro. carità, bravo. No, perché poi, per esempio, io mi hanno sempre preso in giro perché siccome amo la follia di André e quindi chiaramente le mie figlie a 2 anni sapevano tutte le canzoni di André, poi hanno avuto il Quello, periodo vedi. di odio e di contestazione, adesso sono adolescenti, però poi devo dire che piano piano come dire, ritorna questa cosa, quindi ogni tanto diciamo, ah, ma lo sai, questo Sì, testo di ma André è figurati. interessantissimo, e No, quindi dico, io, caspita, ma vedi. bravo, guarda, io con Lucio Battisti, Elvis Presley e poi tutti, no? All'epoca mio padre viveva tanto gli anni 60, quindi Certo. figurati in quel periodo, e però me li porto dietro tuttora, e per fortuna, perché poi con la pochezza di oggi hanno Sì, sì, sicuramente sì, sì, sì. dato anche un bel segno così alla mia formazione, lascia stare che oggi ascolto solo jazz, però tutto il Ma resto jazz è. E anche te sei il gota appassionato, lo della, io so, sì, lo sì. adoro. È il gota della musica, il jazz. Grande, grande. Vedi che ringrazia, sarà già là con le lacrime agli occhi, è perfetto. Grande cake. No, bello, no, ma così ci stava che abbiamo fatto anche due chiacchiere, vedi, sulla famiglia, bello quello che hai detto, perché a quel punto, cioè, dico così, Steve, per anche gli argomenti importanti che segui, che diventano anche Sì, molto delicati, e quindi. sì, sì, sì. Ma Mi fa piacere che lo guarda, adesso svoltiamo io capendo proprio sto, anche te. diciamo che in questo periodo in cui sto, il lockdown mi ha, al di là dei lavori che ho fatto, mi ha permesso, come credo a molti, cioè, ci sono molti che hanno rimesso le mano nell'archivio, ci sono molti che hanno studiato. Io mi sono messo a studiare moltissimo. Su ipotetiche storie da poter seguire. E alla fine, vedi, tu mi nomini, io sono stato dopo Terramala, ho fatto un lavoro sull'India, sempre sull'inquinamento, però Terramala rimane comunque una mia pietra miliare, un po' perché è un lavoro lunghissimo, dopo vabbè, è uscito il libro, ho fatto le mostre e quant'altro, però io se devo dire qual è il lavoro, l'ultimo su cui ti riconosci, è Terramala, cioè non ce n'è un Certo, altro. certo. Ma anche così estenuante a livello umano, no? È Umano. tutto, è chiaro. E quindi mi sta venendo, adesso non so quanto devo trovare dei finanziamenti o cose del genere, di allargarlo, perché purtroppo in Italia ci sono le terre dei fuochi, che non è soltanto nel Napoletano, ma c'è la Brescia, c'è la Basilicata, c'è Taranto, c'è la Sicilia, e anche in Abruzzo ci sono delle cose. Quindi mi piacerebbe poter capire come allargare questo progetto Interessante. per farlo un po' più grande, insomma, allargandomi ad altre zone. Bravo, E complimenti, sto interessante. studiando In su bocca al questa lupo cosa. anche, sì, quello è sempre delicato, Steve, Sì, quindi sì, 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 sì. mi raccomando. Però bello. Ascolta, invece altre cose, cosa facciamo? Facciamo diversi corsi insieme ogni tanto. Ci è capitato l'anno scorso che abbiamo Beh, fatto una l'anno bella scorso è stata una collaborazione. cosa mitica, mitica, perché tu pensa, ti pensavo 3 giorni fa perché siamo ritornati, guarda, il 2 giugno, siamo Ok, ritornati a Caramanico, dai. con la famiglia. In realtà perché lì nella Valle dell'Orfento c'è una bellissima passeggiata, quindi siamo andati a fare una passeggiata e sono andato a comprare il formaggio da quelle due ragazze che c'avevano insomma, le pecore dove abbiamo mandato dei ragazzi nostri Chiaro.
a seguire questa pseudo-transumanza. Chiaro. Mi è tornato in mente, insomma, anche diciamo, il mazzo che ci siamo fatti per trovare storie No, attorno, infatti, ma è stato e bello. anche Abbiamo fatto una come dire, settimanina. la bellezza della condivisione fra me e te, anche proprio di atmosfera, Sì, mi è che mi è piaciuta piaciuta tanto, tanto, è stato anche a me. molto Ma bello. poi portando le nostre due formazioni comunque diverse, le nostre Sì. due esperienze diverse, per cui la tua molto più giornalistica e la mia che viene magari più da così aspetti differenti, no? Progetti più lenti, più Sì. è interessante, no? La ritrattistica abbinata poi al tuo giornalismo, fotogiornalismo. Io ho visto i ragazzi crescere, perché poi ogni argomento lo andavamo a sviluppare con le nostre due visioni un po' Sì, sì, diverse, sì. che hanno i punti di incrocio che sono quelli fondamentali, chiaramente. Ma Guarda, poi questa si cosa va a qui che dare dici forza. mi colpisce perché io sono rimasto molto colpito noi facevamo, lo racconto spesso, noi facevamo un workshop con Massimo Siragusa, che trovo un fotografo straordinario e che però fa una fotografia totalmente differente dalla mia, proprio siamo agli Chiaro. antipodi, no? E quindi venne a fare un workshop da noi a Mood Photography e io mi trovavo a lavorare delle post-produzioni perché dovevo spedire un lavoro a un giornale, quindi gli ho detto: Massimo, ti dispiace se finisco a lavorare e mi metto all'angolino? Lui dice: No, no, figurati. Quindi lui ha fatto un po' di lezioni, sono stato una mezz'ora a sentirlo e mi colpiva perché diceva delle cose che dico anche io, esattamente come le dico io, nonostante io Fantastica. non l'avessi mai conosciuto. A No, tra livello l'altro è didattico, un bravissimo bravissimo professore docente, proprio. Sì, sì. sì, 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 sì. Bravissimo docente. E quindi dentro la mia testa dicevo: vedi che la fotografia, nonostante lui fa un tipo di fotografia di paesaggio contemporaneo, architettura, eccetera, io faccio Zero devo stare in persone. mezzo alle persone, zero persone, io devo stare dentro la scena, se non sto abbastanza vicino. No? E però la fotografia è una, cioè quella con la F maiuscola che Sì. porta avanti delle La linee guida, forza che ha, è chiaro. una, non c'è niente da fare, perciò è interessante poi vedere due visioni differenti della stessa fotografia, Chiaro. perché la tua visione di fotografia che io adoro e la mia visione di fotografia che è invece più giornalistica, insieme è una potenza, perché No, no, infatti, infatti. l'allievo, Mettersi un insomma, po' l'uno, il concettuale col giornalistico, infatti quando lo assolutamente. presentavamo alla fine siamo arrivati a parlare di Ackerman poi, perché Eh vedi, alla sì. fine, Eh sì. no? No, però hai ragione, con Siragusa, infatti anch'io mi sono trovato quando è stato anche da noi, ha fatto Image, no? È venuto il discorso e dicevamo effettivamente, ma guarda come siamo complementari. E mi diceva, sì, tu hai le ombre chiuse, e io dicevo, e tu hai sempre le ombre aperte. Sì, io non c'ho mai un cazzo di persone, diceva lui, e tu sei pieno di gente. Ho detto, ma era fantastico. Quindi, e poi quello che è ancora da te, più giornalistico, chiaramente ti cambia ancora il genere, però ritrovare gli argomenti. C'è il È suo libro che ha fondamentale. fatto, il libro di Siracusa che ha fatto con Contrasto di recente su Parlano i muri, mi sembra si chiami il libro, con tutte delle foto che ha fatto in Sicilia, sai che lui, se non In sbaglio, è di Sicilia, Catania. sì, il Greto, sul No, quello, Greto. il Creto dei Burri era un altro libro, credo, ma ha fatto un libro, sai, di quelli di contrasto in cui c'è tanto scritto anche, chiaramente, per cui Parlano i muri, mi sembra si chiami così. Non l'ho E visto io. ci sono tutte delle sue fotografie di dettagli, di paesini, di casette, che sono paesini siciliani Sì. incredibili, e lui ci gioca con queste linee, colori, atmosfere, che a Sì. un primo sguardo uno dice, oddio, però qui manca questo, manca quell'altro, e poi invece c'è tutto, cazzo, No, hanno è vero, è vero. una potenza, una È una magia potenza enorme. incredibile. Quindi mi piace che Sì, sì, respirano sì. i muri. Guarda che c'è Respirano i muri. Antonella che ce lo ricorda. Grazie Antonella, Respirano i bravissima. muri. Lo andrò a vedere. Sì, è interessante, per cui, ma per trovare sempre un po' di sue No, no, fotografie. guarda, gli spunti si trovano anche da altri generi fotografici. Io, quando Totale, c'è totale. proprio come dire, una forma mentis che porti avanti, a me non mi interessa se sei un reporter, se sei un paesaggista, se sei, non me ne frega niente, mi interessa contattarti come Certo, uomo, bravo, quello sì. Bello, mi interessa. bello Steve, bello, abbiamo parlato E anche tu di mo Massimo riparti per Cuba Siragusa. oppure no? Non Oh riparti per Dio, Cuba. speriamo, chissà, adesso è un po'... guarda, ero l'altro giorno in riunione con Laika, no? Sai, Con con Laika. il nostro colonnello.
Il colonnello Beucci. Beucci, esatto. Speriamo, perché anche lui sta lottando per, sai, con i tour operator che spiegavano che adesso per tornare a fare viaggi intercontinentali di Un gruppo non casino, un sarà così casino. semplice. Ma guarda, io Però avevo. novembre-dicembre Potrebbe potrebbe essere una bella essere. cosa, sì, perché con questo tour operator importante dovrebbero riuscire a organizzare bene, in sicurezza, seguire i protocolli che ci sono per dimostrare al paese dove si arriva che si è tutti in ordine dal punto di Tutti in vista ordine. del E virus. guarda, questa cosa a me è saltato un workshop a Milano con l'AICA poco prima del lockdown, che chiaramente non. E poi stavamo organizzando con Maurizio la La Cambogia, Cambogia. Cambogia-Vietnam, che chiaramente sta in stand-by. Adesso, se le cose ripartono, No, anche quello speriamo, sarebbe guarda tutto. interessante. Sì, Steven, figurati, no? Tutti. Io c'avevo Roma, c'avevo i vari clima, Sì. insomma, vabbè, però noi, guarda, a me piace, mi piace dire con te, con Fausto, adesso nomino noi tre, che avendo sia la scuola che l'aspetto fotografico, un po' ci ritrovo, no, sulla stessa barca in qualche Sì, maniera. sulla stessa linea, E considero. però ci siamo riusciti a muovere bene. Io ho visto voi, mi fa tanto piacere, ne parlavo anche Sì, con sì, sì. Fausto che ha fatto grandi cose. Io domani comincio il corso di narrazione fotografica che abbiamo avuto il tutto esaurito, pur tenendo un corso importante. Sono 15-16 persone, avevamo messo un numero massimo 15, siamo a 16 addirittura. E quindi con già iscritti per il corso di settembre. C'è un modo per dire anche che Sì, che. riposizionandoci, no? Chi ha le spalle un po' larghe come le Sono nostre, d'accordo. Mood oppure il VSP di Fausto, Sì, abbiamo sì, sì. cercato di darci subito da fare e per fortuna con la struttura che abbiamo si riparte, però di sicuro è stata un'ammazzata importante, quindi opportunità da una parte, quell'altra un po' di casotti e vediamo Sì, però alla come. fine se tu fai proprio il conto della serva, come si dice qua in Abruzzo, io credo che ci sono state più opportunità. Almeno dal punto di vista fotografico, devo dire che io mi sono stato molto bene in famiglia, mi sono gestito un po' il mio stare fermo a casa e poi quello che dico, non voglio essere frainteso, è che sei costretto a pensare, cosa che invece nella normalità Si della corre vita quotidiana corri e non hai mai troppo. modo di fermarti un attimo e dire ok, adesso che cosa sto facendo? Invece questa è stata un'opportunità che in qualche modo, ecco il Hai defuntis, visto? Grande, infatti. grande, ciao, Ciao Def. E ho fatto due chiacchiere con Def la sì, l'ho settimana sentito, scorsa. Avevi vi ho visto? sentito, vi Grande. ho sentito. No, scusa, sì, Che ti tanti. dà l'opportunità di, come dire, di dire ok, è vero che c'è tutta la sfiga, che abbiamo perso dei lavori, eccetera, però è vero che se tu guardi avanti, io credo che adesso un po' di opportunità riesca a esserci, No, 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 questo ma sai, penso. senza, è sempre un po' così, senza piangersi addosso. È chiaro, ci sono dei drammi, per carità, non è che voglio andare Sì, a sminuire i beh, drammi clamorosi, però vabbè. nel lavoro di tutto, a volte, sai, vedo gente che rimane ferma, un po' bloccata, aspetta che arrivi tutto, come si dice, la pappa pronta, e non è mai Non è così così, nella non è così. vita anche quella più agiata. Figurati nelle nostre, che sono piene di casotti, Sì. difficoltà e lotte continue, quindi bene, diamoci da fare adesso con l'AICA, noi, il grande Def, Fausto, tutti Organizziamo un quanti, workshop assieme, organizziamo delle cose spacchiamo, assieme, bravo. spacchiamo tutto. E, se, vabbè, su questa roba dobbiamo chiudere perché mi ha segnalato che ormai siamo Sì, all'ora di siamo all'ora, diretta, ma è ok. Caspita, è fantastico. già passata un'ora. Sì, ma noi stiamo qua a chiacchierare. Adesso finisce qua e ti richiamo perché voglio continuare a dire due cose e poi buttare via sto cazzo di tè, per favore, che Sì, perché alla fine non te oltretutto è l'ho fatto freddo. bere. No, Non te ma l'ho poi fatto bere. il tè, voglio, ecco, guarda che anche Fotimage ti saluta, credo sia Adele, guarda. Un bacio. Ciao Grande, Adele. grande. Ciao. Bene, grande Steve, ti abbraccio tanto, ci becchiamo presto. Rimaniamo Sì, ci così becchiamo e presto, a parte quindi. ci sentiamo, ma ci becchiamo presto Esatto. e spero di salire a Bologna perché io, appunto, lo sai, a parte esserci nato, ma è la mia seconda patria, per No, cui no, no, e me lo mi. dici che andiamo alla cantina Bentivoglio, che mo Bravo, e ci si beviamo può il. stare pure fuori, Ok, quindi siamo va bene, tranquillissimi. va bene, Caro, un va bene. Ti abbraccio, Steve, abbraccio, sei un saluto a grande, grazie tutti, mille. grazie della chiacchierata, sei un Ciao, grande piacere tu. mio. Ciao Ciao, caro, Steve, ciao. ciao, ciao.
Ciao.